chiaro che per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti il pari viva stretto. Sì, dici bene, intanto vi ringrazio di essere qua. Come hai detto tu, ai punti avremmo vinto la partita, però nel calcio i punti non conta niente. Siamo stati bravi ad approcciare la partita, bravi cercare di limitare i punti di forza del Pescara. Siamo stati meno bravi, tra cui io in primis, a non riuscire a finalizzare, a fare gol. Ci è mancato quello, è un peccato, però dobbiamo partire, come base di partenza deve essere l'atteggiamento e la prestazione di oggi per le prossime partite. Ti riferisci forse dopo alla traversa presa nel primo tempo che lì a due passi? Sì, purtroppo l'ho impattata male, forse devo fare in maniera diversa, però con il senno del poi sì, la situazione non cambia, purtroppo la partita finisce sempre 0-0. È un peccato perché poi anche il secondo tempo il portiere ha fatto delle ottime parate, però non ci rammarichiamo più di tanto, dobbiamo prendere la prestazione, venivamo da un periodo in cui le prestazioni erano un po' altalenanti dal nostro punto di vista, quindi partiamo da qua perché venerdì abbiamo un derby altrettanto importante. Chiosa e il Pescara, insomma è una storia che poteva concretizzarsi. Sì, dici bene, è capitato spesso, cioè è stato accostato molto spesso il mio nome. Quanto è mancato? È mancato qualche settimana o qualche giorno. Quando l'ultima volta? Quella più vicina? L'ultima volta è stata due anni fa, quando ero in uscita dall'Entella. Poi è sempre una piazza che mi ha attirato, come ho detto prima, è stata una piazza particolare e soprattutto è una serie di corsi e ricorsi, perché a Pescara qualche anno fa mi sono fatto anche male al ginocchio, quindi una delle ultime partite di Serie B, quindi è sempre stato gioie e dolori, diciamo così. Chiedo un'ultima cosa, visto che tu non hai peli sulla lingua, abbiamo detto che chiaramente i punti avrebbe meritato di più l'Arezzo, però ha protestato tantissimo ed è stato anche ammonito per proteste Ferraris ad inizio secondo tempo. C'è stato quel contatto in area? Guarda, potrei successivamente averlo toccato, ma prima ho preso il pallone, quindi effettivamente forse è stata la protesta è stata più eccessiva rispetto al contatto in sé per sé.